Certo. Vai, Carlo. Se attivi il microfono è meglio. Ah, sei senza. E allora scrivi. Una domanda lunga. Allora, sì, allora, circa le relazioni, adesso finiamo l'argomento della volta scorsa e poi dirò qualche parola su come devono essere strutturate le relazioni da associare ad ogni esercitazione di laboratorio. Da fare una per ogni gruppo in maniera tale che io poi, professore Caprione e altri miei collaboratori, ne guardiamo, se ne dovessimo guardare 10 esercitazioni per ognuno di voi, sarebbero 300 esercitazioni, ne vediamo invece una per ogni gruppo, quindi trovate una modalità per farle insieme. Allora, vi ricordo che la volta scorsa parlammo del multimetro numerico, come di quell'oggetto che era in grado di effettuare misure di tensione, di corrente, di resistenza. Abbiamo iniziato a costruire lo schema a blocchi di multimetro, il cuore, il convertitore analogico digitale in cui entra una tensione continua di valore opportuno e da cui escono un certo numero di bit. Questi bit vanno ad una memoria che, come dicemmo, ci serve per evitare di vedere sullo schermo i dati che si aggiornano in maniera sconsiderata. Poi dalla memoria andiamo a un circuito di decodifica e quindi andiamo al display. Cristalli liquidi che ci consente di leggere i valori misurati. Andando a ritroso possiamo avere che la grandezza sia o troppo alta rispetto al valore di tensione accettata dall'ingresso dal convertitore analogico digitale, allora abbiamo necessità di attenuarla, o troppo piccola, qui abbiamo detto qualcosa riguardo al fatto che uno strumento di misura deve sempre funzionare il più possibile vicino al fondo scala, altrimenti le precisioni sono l'incertezza diventa molto elevata. Abbiamo detto che il convertitore accetta in ingresso tensioni continue, ma noi vogliamo misurare tensioni continue ed alternate, correnti continue ed alternate e resistenze. Allora, intanto abbiamo bisogno a partire dai tre ingressi classici di cui è dotato un multimetro, high, low e un ingresso legato alla corrente, di un'unità che rindirizzi questi ingressi verso il canale di misura. Allora andiamo per ordine. Se dobbiamo fare una misura di tensione continua o tensione alternata, colleghiamo due fili tra cui devo misurare la differenza di potenziale tra H e L. H sta per high, L sta per low. Fra un attimo ci soffermiamo che cosa intendiamo per potenziale alto, potenziale basso in un. Cosa succede se la tensione è continua? La tensione è continua, questo oggetto che prende il nome di multiplexer
La traduzione italiana che trovate in alcuni libri è unità di scansione, ma unità di scansione rappresenta è un termine non tanto leggibile. Comunque, insomma, il termine multiplex lo trovate molto diffuso. Non sono nient'altro che una serie di interruttori che, a seconda della grandezza che gli chiediamo di misurare, decide di portare in ingresso la grandezza tra HL piuttosto che altre grandezze. Quindi, se io premo il tastino sul multimetro in cui gli dico voglio misurare la tensione continua, voglio misurare la tensione alternata, il multiplexer collega agli stati successivi H ed L. Attenua e amplifica se del caso. Se la tensione alternata non è continua, non la posso mandare al convertitore analogico digitale. Mi serve un blocco che si chiama convertitore AC DC, che mi converte una tensione alternata in una continua proporzionale al valore efficace della tensione alternata. Ovviamente sarà un blocco che sarà attivato se e solo se misuro tensioni continue. Cosa succede se devo misurare correnti continue o correnti alternate? La corrente non è la grandezza misurata dal convertitore analogico digitale, devo effettuare un condizionamento di questo segnale in corrente. Come faccio a trasformare un segnale di corrente in un segnale di tensione? È abbastanza semplice, la corrente si entra tra i morsetti I ed L e all'interno del multimetro è presente una resistenza campione R con C. A questo punto la mia corrente si trasforma in una tensione pari a V diviso R con C. Quindi io misurerò V, moltiplicherò il risultato della misura per R con C e otterrò la corrente che devo misurare. Anche qui, se la corrente è continua, non utilizzo il convertitore AC/DC. Se la corrente è viceversa alternata, accanto a un'operazione di attenuazione e amplificazione, devo avere un passaggio dal valore efficace alternato alla continua. Ragazzi, ovviamente, se avete delle domande da fare, interrompetemi vocalmente. Se mi deve fare delle domande, Carlo, lo mette sulla chat e c'è qualche suo collega di buona volontà che mi dice: c'è Carlo che deve fare una domanda. Allora, come facciamo a fare misure di resistenza? Per fare misure di resistenza mi collego tra H ed L. Ma una resistenza, abbiamo detto la volta scorsa, per diventare o per essere misurata ha bisogno di una corrente che l'attraversa in maniera tale che nasce una caduta di potenziale. E io posso fare la misura della resistenza come rapporto tra tensione e corrente. Ecco che il multimetro è dotato anche di un generatore di corrente che, per motivi che chiariremo più in là, è strettamente collegato anche al convertitore analogico digitale. Ma comunque, in questa fase immaginiamo che ci sia un dispositivo che alimenta. Nel caso in cui io dico allo strumento, guarda, devi fare una misura di corrente, ecco che il generatore inietta una corrente tra H e L, tra ai cavi RX c'è una caduta di potenziale che sarà sicuramente continua, quindi in una misura di resistenza il convertitore AC/DC è sempre inattivo, possiamo avere attenuazione e amplificazione a seconda del valore. Diciamo, attenuazione non ce l'ho mai, perché? È perché io la corrente la fisso io, la corrente da mandare RX, quindi cercherò sempre di mandare la corrente a RX più alta possibile, ok? Più alta possibile per ottenere una tensione direttamente pari alla tensione fornita dal convertitore, alla tensione che il convertitore vuole in ingresso. Se
se voi guardate le specifiche di un multimetro, vedete molto bene tutto quello che abbiamo detto. Perché? Perché qual è secondo voi la misura che il multimetro fa con maggiore precisione? Cioè, ogni volta che io su una grandezza faccio un'elaborazione, introduco un'incertezza. Allora, se io ho una tensione dell'ordine dei volt, questa tensione entra, non viene né attenuata né amplificata e viene convertita. Non viene, scusate, non c'è un passaggio a CDC, viene convertita. Quindi la precisione migliore in questi multimetri noi la troviamo quando facciamo misure di tensione continua dell'ordine di grandezza dei volt. Al momento in cui noi introduciamo un'attenuazione, un'amplificazione, quindi sempre una tensione continua, ma attenuata o amplificata, io prendo il valore misurato, lo moltiplico per il fattore di attenuazione o di amplificazione e ottengo la tensione V con X. Quanto vale l'incertezza su V con X? È pari alla propagazione delle incertezze sul valore misurato più la costante di attenuazione e amplificazione. Quindi sicuramente l'incertezza su V con X è maggiore dell'incertezza su V con M. Una misura di corrente. La corrente I con X incognita è perlomeno pari a tensione misurata diviso resistenza campione. Questo, se questo rapporto diventa, è in continua ed è del valore giusto. Se per caso non è del valore giusto, io devo mettere il K di attenuazione e amplificazione. Se fosse alternata, dovrei mettere il fattore di conversione a CVC. Ecco, vedete che per una misura di corrente alternata ho quattro sorgenti di incertezza: tensione misurata, resistenza campione, rapporto di attenuazione e amplificazione e rapporto a C, passaggio da C a DC. Non una qualunque corrente alternata, una corrente alternata molto piccola è quella che mi comporta peggiori precisioni. Quindi andiamo da multimetri che in tensione continua hanno incertezze dell'ordine di 10 a meno 5, anche 10 a meno 6, e che poi fanno misure di corrente alternata dell'ordine di microampere con incertezze di 10 a meno 2. Ok? Se il multimetro è sufficientemente di buona qualità, man mano che fate misure meno accurate, il numero di cifre che vi compare sul display automaticamente diminuisce, quindi non vi porta fuori strada. Il fatto di avere sullo schermo un certo numero di digit potrebbe essere fuorviante. Normalmente, se quei digit sono molto lontani dall'incertezza di misura, non vi vengono proprio rappresentati. Abbiamo detto che il multimetro può fare anche misure di resistenza a 4 morsetti. In questo caso, mentre 3 morsetti ce l'hanno tutti i muti, ok? Non raro che ci sia un costruttore, cioè costruttori che fanno un multimetro che fa solo misure di tensione e resistenza e che quindi non ha bisogno di questo ingresso, non esiste. Invece gli ulteriori 2 morsetti aggiuntivi li chiamo H4W e L4W, sono gli ulteriori morsetti che ci consentono di fare misure di resistenza a 4 morsetti. Quindi alla resistenza, ai 2 morsetti alla resistenza, portiamo 2 fili in maniera tale che lo strumento inietta corrente tra H ed L e misura la caduta di potenziale tra H4V e L4V. Ora tenete presente
mie denominazioni fanno riferimento, potete avere qualche costruttore che li chiama HL, qualche costruttore col fatto che il morsetto L è utilizzato sia per le misure di tensione, di resistenza, che per le misure di corrente, alcuni costruttori lo chiamano COM. Quindi questo morsetto lo trovate indicato non come L ma come COM, nel senso che è il morsetto comune. Una piccola considerazione la volevo fare su questo H ed L. Il multimetro è uno strumento che misura, il termine che si usa, allora vediamo un po', ok, così si inquadra, misura la differenza di potenziale senza avere nessun riferimento al potenziale di terra, nel senso che morsetto H, morsetto L, qui possono esserci 100 volt, qui possono esserci 10 volt e lui misura 90 volt. Ci sono degli strumenti che misurano differenza di potenziale, si dice contromassa. Mentre il volumetro misura fuori massa. È un termine un po' gergale, ma in qualche modo, ci si capisce tutti. Fuori massa vuol dire che non c'è nessuno dei potenziali che è pari al potenziale di terra. Contromassa, vedremo, gli oscilloscopi numerici fanno misure contromassa, vuol dire che il morsetto L è sempre vincolato a terra. Allora, il fatto di poter fare misure fuori massa è molto comodo perché io posso fare misure di differenza di potenziale tra due potenziali diversi. In realtà, secondo voi, misurare tra 110 o tra 1000 e 910 o tra 10.000 e 9.910, sempre sono 90 volt di differenza di potenziale, ma secondo voi il multimetro può fare misure di differenza di potenziale qualunque siano questi potenziali? Allora, la risposta a questa domanda è ovviamente no. Nel senso che voi dovete sempre immaginare che il multimetro è uno stato vuoto. Voi portate i vostri ingressi. Sullo scatolotto voi mettete le mani. Quindi questo scatolotto, tramite la presa, è a terra, è a potenziale di massa. Allora voi dentro a un sistema, con tutto che potete avere, isolanti, c'è l'aria e tutto quello che volete, ma mica potete immaginare che si possa avere 1000 volt tra un morsetto e una carcassa, 10.000 volt fra un morsetto e una carcassa distanti tra loro pochi centimetri. Allora, voi sul frontalino di un multimetro trovate sempre vicino al morsetto low un bel zot con i valori massimi di tensione che possono essere applicati rispetto a massa, ok? Per cui potrete trovare 500 volt, 1000 volt, 750 volt, di solito il valore massimo di tensione è variabile tra la continua e l'alterna. E dovete stare molto attenti perché vi dico che i multimetri generalmente hanno dei discreti potenziali massimi che potete associare al morsetto low. E quando dite che potete avere circa centinaia di volt contromassa, vuol dire che potete misurare differenze di potenziale anche abbastanza scostate dal potenziale di zero. È capitato di rompere, di distruggere un misuratore di tensione differenziale che aveva 24 volt di tensione contro massa.
Quindi voi dite benissimo, questo può essere non a terra, però se l'attenzione massima che questo morsetto può avere è solo i 24 volt, bisogna stare molto attenti. Un'altra piccola aggiunta su questo discorso legato ai multimetri numerici è legata al fatto che voi vedrete in laboratorio, vi faremo vedere vari multimetri, oltre a fare le esercitazioni su qualche multimetro specifico. Quando comprate un multimetro avete sicuramente le specifiche del multimetro, però molto spesso per dare un dato molto semplificato del funzionamento del multimetro vi dicono, vi forniscono la risoluzione, cioè quanti digità, quante cifre ha sullo schermo. Per cui trovate che vendono multimetri a 4 cifre, ma anche a 3 cifre e mezzo, fino ad arrivare al migliore multimetro che oggi è disponibile in commercio, che è un multimetro a 8 cifre e mezzo, che vuol dire avere una mezza cifra. Perché uno sente mezza cifra, dice che vuol dire c'è un numero disegnato a metà, disegnato male. Per capire che cosa si intende per questa mezza cifra, dobbiamo, vi devo raccontare cosa c'è dietro ognuna di queste cifre, cioè cosa c'è dentro questo circuito di decodifica e dietro al display. Dietro ogni cifra, può andare da 0 a 9, quindi a 10 stati possibili. Dietro ogni cifra ci sono 4 flip-flop. Cos'è il flip-flop? Sono 4 flip-flop in serie. Il flip-flop è un circuito elettronico bistabile, può valere 0, 1. Allora, lui sa contare 0, 1, no? Voi sapete contare fino a 10, avete le dita della mano, quando arrivate fino a 10 dovete ritornare a 0 e ricordarvi che c'è una decina, c'è il riporto. Poi contate fino a 10 una seconda volta, secondo riporto, terzo riporto. Quando siete arrivati a contare fino a 10, 10 volte, azzerate pure le decine e ci sono le centinaia. In binario è lo stesso, questo fa 0,1, anche questo fa 0,1, ma se fa 0,1 come riporto di questo primo flip flop, vuol dire che questo conta fino a 2, questo conta fino a 4, questo conta fino a 8, questo conterebbe fino a 16. E ovviamente 3 bit non mi consentono, 3 flip flop non mi consentono di contare fino a 10. Dietro ognuna di queste cifre ci sono 4 flip flop, anche se prima non l'ultimo non è usato appena. Quindi vuol dire che se avete un multimetro che ha 5 cifre, ha 20 flip flop, 3 cifre, 12 flip flop. Allora, a un certo punto un costruttore ha pensato di fare una cosa. Dice, vabbè, ma quando faccio l'overflow di tutto il mio conteggio, cioè arrivo fino a 999, se io mi aggiungo un altro flip-flop con cui posso arrivare fino, mi accorgo quando supero il 999, quindi un altro flip-flop mi consente di andare anziché da 0 a 999, da 0 a 1999, quindi passando da 12 a 13 flip-flop, quindi con un costo aggiuntivo minimo, io raddoppio la scala. Ecco che questo lo fanno tutti i costruttori, quindi voi vedrete che la cifra più a sinistra sullo schermo non sarà una cifra che fa 0, 1, 2, 3, 4, 5 fino a 9, varrà o 0, 1,
in qualche caso anziché mettercene uno ce ne mettono due di flip flop, quindi fa 0, 1, 2, 3. Ma comunque, quasi sempre avete la mezza cifra. Tenete presente, 8 cifre e mezzo vuol dire che un voltmetro è un multimetro che fa 100 volt, ma contemporaneamente 8 cifre vuol dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 più la mezza cifra. Misura il microvolt su 100 volt. Ok? Quindi i multimetri numerici sono dispositivi di grossissima duttilità, ma anche oramai di grossissima precisione. Più avanti nel corso vedremo cosa c'è dentro questo convertitore analogico digitale, vedremo come è fatto un convertitore analogico digitale per consentirci di avere una precisione così elevata da 8 cifre. Prima di affrontare l'argomento successivo, rispondiamo a Carlo che si chiedeva come è fatta, come deve essere fatta una relazione di laboratorio. Tenete presente con un po' di presunzione il modo con cui vi chiediamo di fare una relazione di laboratorio è il modo con cui dovrete fare qualunque tipo di relazione vi capiterà di fare nella vostra attività lavorativa connessa anche a delle misure. Cioè se vi chiama il giudice e vi dice di fare una perizia in relazione a delle misure, voi dovete fare delle prove, delle misure e poi dovete fare la relazione da dare al giudice, la dovete fare più o meno come vi suggerisco di farla. Ovvero, prima cosa, ci sono varie sezioni che dovete costruire. Una sezione è la strumentazione utilizzata. A che serve questo? Serve, quando intendo strumentazione utilizzata, non intendo usato un multimetro. Intendo usato il multimetro Agilent 3308A, serial number 1, 2, 3, 4 e 5. Cioè, devo consentire a una persona che non si trova con le mie misure di prendere gli stessi strumenti miei e rifare le stesse misure. Ok? Quindi la logica è non solo per dare traccia dei dispositivi utilizzati, ma anche per consentire eventualmente di rifare la misura. Ovviamente qui non andate a riportare tutti i dati che possono essere riportati sul multimetro, ma soltanto quelli che vi sono serviti poi per fare le elaborazioni. Poi il circuito realizzato. Perché non è solo importante chiarire a chi legge che strumenti ho usato, ma gli devo anche dire come li ho collegati, no? In maniera tale che lui prende gli stessi strumenti miei, li collega nello stesso modo e controlla se i risultati sono analoghi ai miei. Passiamo alla parte di relazione più sostanziale. Devo scrivere la relazione. Un tempo, quando queste relazioni, quando io ero studente, queste relazioni si scrivevano a mano e quindi non veniva in mente a nessuno di fare dei poemi. Adesso, con il mondo del copia e incolla, qualche volta si può essere tentati a partire dalle foglie di Abramo e raccontare tutto quello che mi viene in mente. Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo di una relazione tecnica da dare a un giudice, da dare ad un capo che te l'ha chiesta, da dare a un professore che te l'ha segnata, è di descrivergli sinteticamente il perché si deve fare questa misura, il modo con cui la si fa
e alla fine chiudere con il risultato. Immaginiamo la taratura del volmetro che ha come obiettivo quello di verificare se il volmetro è ancora nella classe di precisione fornita al costruttore. Io dico alla fine il volmetro. Ok, non ok, il valore massimo, la classe è questa. Ok, cioè un sintetico report del risultato finale, in maniera tale che il capo, il giudice, quello che è, legge le premesse e vede il risultato. Poi c'è un'altra sezione, dati, calcoli, perché poi il vostro capo in testa vuole sapere solo il risultato non gli piace, non è quello che si aspetta. Io guardo i numeri e dico no, non mi trovo questo valore. Fammi andare a vedere dove ha sbagliato, perché gli strumenti mi sembrano corretti, vediamo se ha sbagliato i calcoli. Ok? Quindi deve essere sempre possibile ripercorrere la strada. Però se io i calcoli dati andassi a mischiare dentro la relazione, la renderei, diciamo, illeggibile. Ok? Quindi questa è la struttura tipo di una esercitazione e quindi diciamo è come e siccome poi l'obiettivo, insomma, l'esame parte dalla descrizione di una delle esercitazioni che avete fatto o comunque relazionato, vale la pena, insomma, farla con un minimo di attenzione. Vediamo adesso